siamo molto felici di avere qua Fidel Fernandez e abbiamo potuto ospitarlo grazie a una collaborazione col premio Open Borders che da 3 anni, quindi dal 2021, permette ad artisti paraguayani di sviluppare una sorta di grand tour, una residenza di formazione in Italia. La residenza dura 1 mese e mezzo e per questo terzo anno per Fidel Fernandez è ospite qua da noi. Il premio viene assegnato durante Oxygeno Art, che è la fiera della capitale del Paraguay, da Asunción, che ogni autunno ha la mission proprio di diffondere l'arte paraguayana. Quindi il direttore del premio, Luigi Garimberti, nell'ultima occasione aveva premiato il lavoro di Fidel proprio per la sua coraggio e interesse ai temi sociopolitici, descrivendo gli ambienti più naturali. Molto bella averlo qua, perché si vede che ama proprio il mestiere del pittore, quindi è di base qua ogni giorno a dipingere e ci sta svelando pezzi di Paraguay con i suoi piccoli racconti. Non so se possiamo vedere, però ad esempio in questi lavori Mi ha colpito, perché questi sono degli edifici che vengono costruiti in Paraguay vicino alle strade dove avvengono degli incidenti stradali, e allora le famiglie costruiscono queste sorte di luoghi molto colorati, molto celebrativi, che permettono di ricordare la persona cara, quindi anche in un'ottica molto allegra, e forse anche superando una sorta di gap linguistico, la sua arte è uno strumento per conoscere la sua terra. E questo progetto si inserisce per noi in una grande opportunità, che è quella di conoscere artisti di altri territori, in quanto sono occasioni per scoprire arte oltre i mercati canonici, diciamo. Abbiamo già collaborato col Grand Tour francese, anche con la Svizzera, e l'esperienza più lontana, anche unica direi, ci auguriamo che si creino spesso questo tipo di sinergie.